Settima giornata di ritorno del girone F del campionato di Serie D. Derby al della vittoria tra i padroni di casa ed il Porto d'Ascoli. Ospiti Maglia Arancione, reduci dalla vittoria nel derby casalingo contro il Monte Giorgio, che debbono fare a meno del bomber Giordano Napolano, che si è infortunato nell'allenamento dello scorso venerdì. Sul fronte Cremis invece mister Mosconi, ad eccezione di Conti, può contare sull'intera rosa a disposizione. Dopo due turni di squalifica torna in campo Capezzani, 3-5-2 per il mister Cremis, mentre sul fronte ospite mister Campelli conferma il suo consueto modulo 4-3-3 con il tridente offensivo composto da Battista, Spagna e Sabatini. Squadra di casa che torna di nuovo in campo dopo 15 giorni a seguito del rinvio forzato della gara contro il Basso Gigardi, partita che verrà comunque recuperata domenica 20 marzo. Nemmeno un giro di orologio, pallone dentro l'area di rigore ospite, Mengani l'appoggia all'indirizzo di Nonni, il portiere testa però fa suo il pallone. Spinge ancora la squadra di casa al settimo minuto. Zammarchi, sistemato sul settore sinistro offensivo d'attacco, viene murato dalla difesa ospite con il pallone che si spegne sul fondo. Il primo tentativo della formazione San Benedettese al dodicesimo. Calcio piazzato di Battista, pallone che termina nelle mani di Bucosse. Quattro under per parte mandati in campo dal primo minuto dai due allenatori. Squadre corte che badano innanzitutto a non scoprirsi. Al diciannovesimo, settore sinistro d'attacco, scambio Capezzani-Zammarchi, conclusione di quest'ultimo che si spegne di poco al lato. Al ventitreesimo, ribattuta della difesa Cremisi, sul pallone il primo ad arrivare è Sensi, che però non inquadra lo specchio della porta del Tolentino. Tre minuti più tardi un tiro da fermo per i padroni di casa, l'onere dell'esecuzione ricade su Miccoli, pallone che finisce fuori bersaglio. Al trentatreesimo duello aereo al limite dell'area Cremisi tra Spagna e Nonni, alla peggio il difensore Cremisi che deve ricorrere alle cure dei sanitari e cartellino giallo ai danni dell'ex attaccante del Porto Sant'Elpidio. I restanti minuti della prima frazione scorrono via senza alcun sussulto. Pronti via per la ripresa, in campo si ripresentano gli stessi effettivi che hanno chiuso il primo tempo. Nemmeno 40 secondi che Edoardo Mencani, gioiellino Cremisi, classe 2004, sulla fascia destra di sua competenza si libera di avversari come se fossero birilli. Poi indirizza il pallone verso lo specchio della porta con Zammarchi che sceglie il tempo giusto per realizzare il vantaggio dei padroni di casa. Al settimo della ripresa i padroni di casa potrebbero chiudere definitivamente l'incontro. Zammarchi viene servito in aria, prova un pallonetto a scavalcare l'estremo difensore ospite, ma Testa non si fa sorprendere e riesce a deviare in angolo. Sul capovolgimento di fronte arriva il pareggio ospite, ben sistemato sulla tre quarti da Alessandro, trova la conclusione giusta con un missile che finisce alle spalle dell'incolpevole portiere Cremisi. 1-1 e di nuovo gara in equilibrio. Inizia il valzer delle sostituzioni, ma la sostanza non cambia. Al 28esimo ancora una giocata dai padroni di casa. Bartoli prova ad indirizzare il pallone verso lo specchio della porta, deviazione e sesto corner in favore dei padroni di casa. Al 30esimo il Tolentino si riporta in vantaggio, lancio di Zammarchi, Sabatini rilancia all'indirizzo del portiere, ma ancora di testa Sabatini mette nel sacco e permette alla formazione locale di riportarsi di nuovo sul 2-1. Padroni di casa che controllano senza mai avere pericoli nella propria metà campo e nonostante 3 minuti e mezzo di recupero si arriva al triplice fischio finale con un nuovo successo della compagine di mister Mosconi. Altri 3 punti nel carniere con la squadra del Tolentino che rimane nella zona playoff e che pensa ora alla doppia trasferta. Domenica prossima il recupero contro il Basso Gigardi e la domenica successiva in casa della Vastese. Allora mister, 3 punti importanti, altri 3 punti che vengono in una classifica sempre più interessante per la formazione Cremisi in un derby in cui sostanzialmente la pazienza alla fine ha premiato la squadra del Tolentino. Sì, 3 punti meritati, partita sempre sotto controllo. Anche sull'1-0 loro hanno trovato un gran gol da Alessandro, faccio i complimenti, però non davano segnali che potevano essere pericolosi. Sappiamo che loro fanno questo tipo di calcio, sono una squadra difensiva, aspettano tutti dietro, noi facciamo fatica a fare la partita, però alla fine penso nel compito dei 95 minuti è stata una partita strameritata, giocata bene, anche tra virgolette anche corretta, tra virgolette, proprio loro non accettano il verdetto del campo, però ognuno ha i comportamenti che merita. Noi all'andata abbiamo perso e siamo andati via tranquillamente, non abbiamo dato cenni di nervosismo. Ecco mister, sul primo gol del Tolentino l'azione di Mengani è stata veramente esemplare da manuale. Mengani deve lavorare, un ragazzo 2004 che domani va in nazionale, è un ragazzo interessante del vivaio nostro,
E non è facile, se andate a vedere su campionato nazionale dilettanti, i giovani del vivaio che giocano titolari, non è facile. Non è facile, è importante, fa un premio credo alla società, a tutti noi, anche perché noi tra virgolette anche la classifica dei giovani significa che sotto lavorano bene, la società ci tiene, ma non è facile riuscire a abbinare giocatori giovani del vivaio ai risultati. Noi ci stiamo riuscendo, però testa bassa, Mengani dobbiamo fare come Mazzone e Cottotti, noi dobbiamo vedere parlare, deve lavorare e basta, perché è un ragazzo di prospettiva e la giocata che ha fatto oggi lui potrebbe benissimo farne 2-3 primo tempo e 2-3 secondo. Allora mister, è stato un derby che praticamente è stato combattuto fino all'ultimo istante. Sì, una partita equilibrata, decisa su degli episodi come sapevamo che potevano essere le partite contro il Tolentino. Peccato, perché eravamo stati bravi a rimetterla in piedi subito dopo il gol preso e abbiamo preso un secondo gol che non dobbiamo prendere su una ripartenza, su tanti errori messi in serie, e una sconfitta che ci lascia l'amaro in bocca, ma che non cambia di una virgola il nostro percorso fino a qua. Abbiamo adesso 15 giorni per preparare la partita con l'Alto Casertano al meglio delle nostre possibilità. Sappiamo che è una partita importante per la nostra stagione e cercheremo di farlo così come abbiamo fatto per adesso, per tutte le partite che abbiamo giocato. Mister, cosa è successo venerdì a Napolano nell'allenamento? È successo un infortunio, adesso cerchiamo di capire l'entità. E sono cose che purtroppo capitano, spiace perché per quanto mi riguarda i giocatori di questa squadra per me non sono solo giocatori, quindi c'è l'infortunio del calciatore e c'è la sofferenza dell'uomo, per il resto è un giocatore per noi importante, per le partite che aspettiamo l'esito chiaramente, perché l'esito magari ci riserva qualche sorpresa positiva, ce lo auguriamo tutti. Per il resto la squadra ha già fatto quello che doveva fare, sapendo che Giordano è un giocatore che non si può regalare a nessuno e non certo quindi a noi, però se da qui alla fine dovessimo fare meno di lui, sono convinto che la squadra ha i valori per riuscire a far pesare il meno possibile questa assenza.